Il servizio di buon vicinato è un servizio rivolto ad anziani, disabili e famiglie con minori che rilevano alcune problematiche. Cosa consiste in questo servizio? Consiste nel mettere in contatto la persona che segnala di aver bisogno con un operatore volontario che rispetto alla problematica dell'utenza può fare un aiuto domestico o delle piccole commissioni, oppure un accompagnamento alle visite, oppure nel caso dei minori delle piccole ripetizioni, l'accompagnamento a scuola. Cioè vuol dire supportare la persona che in un determinato momento della propria vita ha bisogno ad essere aiutato per lo svolgimento delle attività lungo l'arco della giornata. Gli operatori volontari che si occupano di questo servizio sono operatori dell'AUSER, dell'ANTEAS e dell'ADAS che vengono adeguatamente preparati rispetto alle problematiche degli utenti, quindi viene fatta una conoscenza e una formazione. Ora, come Comune della Spezia, sperimentalmente all'interno del buon vicinato è stato deciso di attivare questo servizio per i minori che hanno dei bisogni inerenti difficoltà scolastiche oppure anche di accompagnamento ad attività sportive o attività di tipo ricreativo. Quindi da questo punto di vista ci siamo posti il problema di ricercare anche volontari che tradizionalmente non facessero l'attività con gli anziani. Quindi siamo alla ricerca di volontari che potrebbero essere sia ex insegnanti che sono disposti quindi a mettere la propria esperienza, le proprie competenze e soprattutto il loro tempo libero per un'esperienza di volontariato che dal mio punto di vista può migliorare sia la loro qualità della vita ma soprattutto serve ad attenuare le difficoltà di persone che richiedono di essere aiutati. In questo senso quindi questa forma di volontariato cosa fa? Riesce a coniugare sia la passione con le persone, sia i diritti di cittadinanza, che la sensibilizzazione sulle varie problematiche che ci possono essere nella società di oggi, ma soprattutto un impegno personale che però anche ha una rilevanza a livello di comunità.